possiamo dividere in due gruppi i mali che colpiscono l'umanità: quelli interessanti il corpo fisico e quelli che si riferiscono al corpo mentale. Quando i disordini mentali sono congeniti, sovente si può farli risalire all'esercizio abusivo della funzione sessuale, con una sola eccezione della quale parleremo più avanti. A buon diritto, la stessa causa può essere attribuita ai difetti della parola, cosa che riguarda i sensi, poiché il cervello e la laringe sono stati costruiti dagli angeli con la metà della forza creatrice. Prima di acquisire questi organi, l'uomo era bisessuale, ovvero era capace di procreare da sé. Perse questo potere quando tali organi furono creati. Da allora, per costruire dei nuovi veicoli per gli ego che li devono occupare, bisogna che l'essere umano cerchi la collaborazione di un essere di sesso opposto. Quando ci serviamo della vista spirituale per esaminare, nella memoria della natura, l'uomo in formazione, possiamo constatare che ovunque ora si trova un nervo, una volta vi era una corrente di desiderio e che il cervello è stato fatto di sostanza di desiderio. Ciò che è successo anche per la laringe. È il desiderio che ha inviato al cervello l'impulso primordiale e che ha creato in seguito tutte le correnti nervose per costruire il corpo fisico, onde procurare allo spirito tutte le soddisfazioni desiderabili. L'uomo si serve pure della parola per procurarsi quanto desidera, ed è grazie a questa facoltà che l'essere umano è riuscito a dominare in gran parte il mondo esteriore. Se potesse passare semplicemente da un capo all'altro del mondo, farebbe un uso sfrenato della sua forza per soddisfare ogni capriccio ed ogni desiderio. Quindi, costretto a conformarsi alla legge di causalità, porta con sé nel nuovo corpo, ad ogni rinascita, facoltà ed organi simili a quelli che aveva abbandonato nel corpo precedente. Quando nel corso di un'esistenza le passioni hanno devastato il corpo, tali rovine rimangono impresse nell'atomo germe. Quando l'ego si sta preparando alla reincarnazione successiva, gli è assolutamente impossibile raccogliere materiali sani per costruirsi un cervello perfetto. Allora, l'individuo nasce generalmente sotto i segni comuni dello zodiaco che di solito si trovano nei quattro angoli del suo tema natale. I desideri passionali non possono esprimersi facilmente sotto l'influenza di questi segni. È così che gli impulsi violenti, che un tempo avevano governato il suo cervello e che potrebbero servirgli per la sua rigenerazione, gli vengono a mancare. In tal modo lo spirito impara una delle lezioni più dure che sia dato di apprendere nella vita, cioè una condizione peggiore della morte, la quale consiste nell'essere legato ad un corpo vivo, tuttavia senza essere capace di esprimersi, perché la forza desiderio, indispensabile per l'elaborazione del pensiero, per l'espressione della parola e per l'adempimento dei movimenti coordinati, è stata sprecata in una vita precedente di indegnità e di sfrenatezze, privando l'ego dell'energia che gli è necessaria per far funzionare in modo regolare il suo attuale veicolo di carne. È esatto dire che quando i disordini mentali sono congeniti, sovente essi sono imputabili all'abuso della funzione creatrice in un'esistenza passata. Però vi è un'eccezione alla regola.
Quando un ego scende per reincarnarsi e si trova di fronte ad una vita particolarmente dura da trascorrere, succede che al momento di penetrare nel seno materno venga assalito da un grande panico. Allora egli tenta bruscamente di fuggire pur di sottrarsi alle difficoltà che l'aspettano. Ma gli angeli di giustizia e i loro collaboratori hanno già stabilito nel feto la connessione necessaria fra il corpo vitale e i centri sensori del cervello. Quindi ne risulta che gli sforzi che intenta l'ego per liberarsi vengono frustrati. Lo strappo violento che egli tenta di effettuare rallenta le connessioni fra i centri sensori del corpo fisico e del corpo eterico, così che il corpo vitale non è più concentrico al corpo denso. La testa eterica si estende oltre il cranio fisico e l'ego non può utilizzare opportunatamente il suo veicolo denso. Quindi viene legato ad un corpo privo di intelligenza, completamente inefficiente, del quale non si può servire in questa incarnazione. Abbiamo notato anche dei casi in cui, per effetto di uno shock emotivo violento provato nel corso dell'esistenza, l'individuo subisce lo spostamento dei suoi veicoli invisibili, per cui si verificano le medesime disfunzioni dei centri eterici cerebrali producenti lo squilibrio mentale. Non vi è nessuno che non abbia provato, con maggiore o minore intensità, uno shock analogo causato dalla paura. La sensazione di una massa che sorge dal corpo denso e che ne vorrebbe uscire. Si tratta del corpo vitale e del corpo del desiderio, i quali agiscono con un'impetuosità tale per cui, a loro paragone, un treno espresso pare lento come una lumaca. Questi corpi hanno la percezione del pericolo e si agitano prima che il senso della paura venga comunicato al corpo fisico, lento ed inerte, che li lega ed impedisce loro di fuggire al minimo pericolo. Quindi, come abbiamo detto, la paura e la tensione nervosa possono con la loro violenza causare scompiglio nei sensi eterici. La cosa si verifica spesso nelle persone nate sotto i segni comuni che sono i più deboli dello zodiaco. Tuttavia, come un legamento troppo teso è suscettibile di riprendere la normale elasticità, spesso vediamo nei casi sopra citati ritornare l'equilibrio mentale. Questo ripristino delle condizioni normali avviene con maggior difficoltà nei casi di alienazione congenita, risultante da vite precedenti che hanno causato delle connessioni difettose nei veicoli del nuovo corpo.